Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati a due novità unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la tastiera da gaming in formato TKL, quindi compatto, SteelSeries Apex M750, l'ultimo modello di tastiera da gaming di tipo meccanico prodotto dalla SteelSeries, dotata di retroilluminazione RGB per singolo tasto, come possiamo già notare dall'immagine illustrativa riportata nel lato frontale della confezione. Troviamo anche ovviamente il nome del modello. Nella parte superiore un reminder all'utilizzo di switch meccanici SteelSeries QX2, che sono prodotti comunque dall'azienda Kyle, produttrice, come già abbiamo visto, di altri switch meccanici, controparte dei CRMX. In questo caso troviamo dei QX2 esclusivamente di colore rosso, red, quindi sono controparte dei CRMX Red, ideali per videogiocatori di FPS, quindi che richiedono una maggiore risposta e maggior feedback in azione. Troviamo altre caratteristiche, tra cui il sistema di illuminazione Prism Lighting o Prism Sync, che ci permetterà di sincronizzare la retroilluminazione della tastiera con altri prodotti della SteelSeries, quali mousepad, headset o mouse, come possiamo osservare anche nel retro della confezione stessa, dove troviamo ulteriore immagine illustrativa del prodotto e altre informazioni. All'interno della confezione troveremo una Quick Start Guide, due piedini in gomma removibili e sostituibili a quelli già presenti sotto la tastiera. Questi sono leggermente più alti, come possiamo osservare, quindi agevoleranno sicuramente un minimo in più la digitazione per coloro che magari non amano tanto le tastiere a livello di altezza troppo basse. Infine troviamo la tastiera SteelSeries Apex M750 nel formato TKL, ovvero il formato compatto e quindi privo di tastierino numerico. Come possiamo osservare, il design è classico ed elegante, una colorazione sempre full black. Il layout di digitazione è inglese, americano. La Apex M750 si dota di alcuni tasti nella parte superiore. F5 e F6 ci permetteranno di diminuire e di aumentare l'intensità della retroilluminazione, mentre da F7 e F12 troveremo i tasti multimediali, quelli per gestire, diciamo, un player multimediale sul nostro computer direttamente dalla tastiera. Ovviamente in combinazione col tasto Fn, che in questo caso è riportato con il logo della SteelSeries. Nella parte frontale troviamo soltanto un altro dettaglio, che è il logo della SteelSeries nella parte superiore, freccette direzionali. Lo chassis, diciamo, è in plastica, però nella parte superiore è dotato di un frame in alluminio che garantirà maggiore robustezza e solidità alla tastiera stessa. Spostandoci nel lato inferiore, come dicevamo, una superficie realizzata in plastica. Nella parte centrale troviamo una finitura lucida con il logo della SteelSeries, un adesivo con ulteriori informazioni. Nella parte superiore troviamo due piedini che, come diciamo, potranno essere rimossi facilmente e sostituiti, e nella parte inferiore due classici piedini in gomma di forma allungata. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto ma in gomma, il connettore USB non è placcato oro. E adesso passiamo a mostrarvi velocemente gli switch SteelSeries QX2, che sono la controparte dei CRMX Red. Come possiamo vedere, struttura trasparente, LED nella parte superiore dello switch, che quindi ci permetterà, in unione alla diciamo, struttura trasparente, di irradiare meglio l'illuminazione per il singolo tasto. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete ulteriori informazioni, ulteriori immagini, le nostre considerazioni e circa appunto l'Apex M750 TKL. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.